Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 8 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Giornata di super lavoro ma ben remunerato. Giornata di super lavoro, così decide il transito della Luna in sesta casa, quella dove si sgobba senza tirare il fiato. Ma con soddisfazione. A giudicare dalla presenza di Mercurio e di Giove nei due settori oroscopici delle finanze, i dollaroni non vi pioveranno esattamente in testa, ma tirando le somme la sera arriverà un guadagno superiore alle aspettative. Stesso discorso per gli investimenti, miracolati contro il vento bizzoso delle borse. Piccole complicazioni e intralci superati senza particolari sforzi. Facendo leva sull'efficienza e sulla logica che vi sono proprie, riuscirete comunque a dribblarli, concludendo la giornata soddisfatti di voi stessi. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. Non esagerate. State tirando troppo la corda con il partner. Lasciatelo respirare. Meglio attendere una giornata migliore per affrontare una questione spinosa che sta venendo a galla in modo sempre più prorompente. Meglio affidarsi a un rinvio saggio e cautelativo. Oggi farete i conti con persone che potrebbero risultare particolarmente moleste e fastidiose, non innervositevi e non date loro modo di inveire contro di voi e di averla vinta. Se state leggendo questo oroscopo mentre siete al lavoro, sappiate che ci sono buone possibilità che veniate scoperte e potreste ricevere un rimprovero. Vi sentite particolarmente romantici, la luna vi ispira tenerezza e amore. Oggi riceverete proposte che potrebbero farvi arrossire, non siate precipitosi e mantenete la calma. Giove vi invita a concentrarvi sulle vostre opportunità e vi garantisce un successo quasi immediato, a patto che facciate lavorare l'intelligenza e non l'istinto. L'amore oggi si propone con qualche piccola tensione dovuta a una latente gelosia, potreste ricevere anche qualche regalo ma la vostra gelosia si farà sentire più del solito. Buone nuove in arrivo per posta o per email. Persone che non sentite o vedete da tempo tornano a farsi vive. Non prendete impegni gravosi. Non avrete rivali in amore, soprattutto se appartenete alla terza decade. Le stelle in questa giornata vi sono favorevoli nel campo sentimentale, quindi non perdete altro tempo, basta temporeggiare su qualcosa che ormai è deciso e già scritto. Tutto ciò che riguarda il lavoro lo potete risolvere nel modo più civile possibile, basta discutere con toni pacati. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Le indicazioni favoriscono la vita familiare, facendo in modo che aumenti la serenità e l'equilibrio interiore. Sole, Venere e Mercurio, tutti ospitati in segni benefici e razionali, vi donano intelligenza e vitalità nel gestire ogni situazione, anche difficile, vi si pari davanti. Urano e Plutone dal canto loro, sono anche molto positivi, in special modo se siete nati nella seconda e terza decade Virginia, i due corpi celesti vi condurranno verso una metamorfosi evolutiva di grande portata. Da bravo segno di terra quale voi siete, vi immergete nella stagione ancora propizia che vi consente di godere della natura, il vostro ambiente ideale. Montagna e campagna dove poter respirare l'aria pulita sono i luoghi in cui ritemprarvi in spirito e corpo. Cielo che parla di amore, quando Venere trova in un segno zodiacale non porta solo un desiderio di fare incontri o di amore fisico ma anche un sentimento più universale rivolto alle persone che ci stanno attorno, un'intensità maggiore nei legami di amicizia e il desiderio di aprirsi dopo un periodo di chiusura. Parliamo quindi di una emozione trasversale che potrebbe passare per il lavoro. Provate a mantenere la calma e a non dare nulla per scontato in questo periodo, nel quale, nonostante le difficoltà, sarete comunque piuttosto agevolati dal destino e dalla fortuna. Vi potrebbe sembrare un controsenso, ma potreste imparare che anche nei momenti meno opportuni, possono nascere delle occasioni che non avevate previsto, nonostante tutta la vostra organizzazione. La luna in sesta casa vi vuole zelanti al lavoro, attenti all'ecologia, agli animali e alla salute,
tutti argomenti che vi sono particolarmente cari, perciò ho garantito che non farete fatica. Più problematico casomai l'impeto di Mercurio, che dalla seconda casa reclama acquisti importanti, e anche piuttosto costosi, libri per i vostri ragazzi soprattutto, ma anche materiali per la vostra cultura e gli studi che avete deciso di riprendere, per migliorare la vostra posizione e la vostra immagine sociale. L'ambizione vela in fondo Marte battagliero allo zenith in quadratura, mentre Giove in gran segreto vi suggerisce mosse da maestro per farcela anche in condizioni di difficoltà. Immaginatevi il saggio Chirone, mezzo uomo mezzo cavallo, maestro di eroi quali Ulisse, Eracle, Giasone, pronto a insegnarvi tutti i segreti della filosofia, della medicina, della guerra, insomma del successo. Amore ed Eros. Rispetto alle premesse l'amato bene delude le vostre aspettative e forse non è così fedele come giura e spergiura. Nulla sfugge al vostro occhio perspicace e indagatore, potreste prendere le parti del tenente Colombo, il vostro fiuto vi porterà sempre e comunque sulla strada giusta. Cari Vergine, le storie d'amore vecchie o interrotte è meglio che rimangano nel passato. Le minestre riscaldate non sono quasi mai una buona idea. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi si superano velocemente. Ma dovete volerlo voi per primi. La posizione di Nettuno vi vede un po' disattenti nella vita di relazione che richiede invece paziente ascolto delle esigenze del partner. Da un po' di tempo Venere vi favorisce in congiunzione nel vostro segno, ma voi siate più attenti ugualmente, dedicatevi con amore alla vostra dolce metà. Lavoro e denaro? Progetti interessanti, pianificate un'attività creativa con intelligenza e buon senso. Da soli, però, non ce la potete fare e non potendo contare su soci affidabili o colleghi motivati, rischiate di veder franare il vostro piano per mancanza di fondi e collaborazione. Meglio tenerlo in caldo e aspettare tempi migliori. Progetti da tempo in stallo inizieranno finalmente ad andare avanti. Oggi sentirete un maggiore senso di disciplina che vi aiuterà a finire qualunque compito vi stia tormentando da un po'. Avanti a tutto gas. Tenete un profilo basso, servirà per evitare, o attenuare, contrasti e divergenze che aleggiano in casa oggi. Se siete nati della prima decade, Marte vi invita a non polemizzare con un collega. Benessere. Allergia alla frutta di stagione, le maggiori incriminate sono le pesche, che vi provocano eritemi e pruriti. Occhio anche alla quantità di sale usato in cucina, se vi gonfiate non è ciccia, solo ritenzione. Progetti da tempo in stallo inizieranno finalmente ad andare avanti. Oggi sentirete un maggiore senso di disciplina che vi aiuterà a finire qualunque compito vi stia tormentando da un po'. Avanti a tutto gas. Per lei, naturale che siate insoddisfatte della vostra immagine, se come modello assumete Natalie Portman o Margot Robbie, provate a paragonarvi col vostro entourage e sarete delle miss. Per lui, adorate il vostro quattro zampe e se l'amore vi delude, accarezzando il suo pelo recuperate equilibrio, confermato dalla scienza. Colore delle emozioni, verde erba. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.